è il filo rosso fondamentale della programmazione primaverile che sostanzialmente inizia oggi con questa esposizione, è legata al tema della Francia, legata al tema di Parigi, città con la quale noi abbiamo un intenso scambio culturale, con i grandi musei francesi, l'Orsay, il Museo Picasso, il Louvre, abbiamo frequentissimi rapporti con loro, abbiamo molti scambi di opere, molti scambi di progetti, progetti che più delle volte realizziamo ovviamente insieme. Più di 200 stampe d'epoca, oltre a sculture, documenti e oggetti appartenuti al fotografo, documentano il lavoro di un osservatore normale che ha ritratto la scena parigina a partire dall'epoca in cui alla città confluivano artisti, scrittori, intellettuali, avventurieri e viveri a vario titolo, provenienti per lo più da altre lande di Europa e Stati Uniti. La mostra, peraltro, ha degli elementi oggettivi di grande importanza culturale, perché le fotografie che vedrete, mi sembra che sono più di 200 se non sbaglio, la stragrande maggioranza di queste, ma sto parlando 95% di tele, sono delle stampe d'epoca. Questo vuol dire che tutte le fotografie, quasi tutte, 95% delle fotografie che troverete in mostra sono state stampate direttamente dall'artista, perché chiaramente ne ha controllato anche il processo, come dire, no? Realizzativo, eccetera, eccetera. Il periodo è stato efficacemente descritto da Ernest Hemingway nel romanzo autobiografico A Movable Feast, Festa Mobile, che descrive la vita degli espatriati, per lo più anglosassoni, appartenenti alla generazione perduta della Prima Guerra Mondiale, che gravitavano sulla città. La prima cosa che voglio dire è che secondo me questa mostra è importante perché pone una questione di metodo, per me è fondamentale. Noi possiamo vedere degli originali, possiamo vedere la materialità della fotografia, anche in un'epoca in cui ormai siamo abituati a, come dire, una continua evoluzione digitale e a vedere immagini, appunto è un termine astratto, e non fotografie, cioè proprio il risultato materiale di quello che è il lavoro del fotografo. Noterete all'inizio una piccolissima fotografia di un formato veramente minuscolo che è la fotografia di alcuni rami di un albero, ma quello è il modo in cui appunto i fotografi lavoravano, stampavano, le foto circolavano in quel modo, si stampava in quei formati e quello è quello che all'epoca si vedeva e veniva trasmesso e quello è il deposito dello sguardo del fotografo. Noi non vediamo la Parigi delle immagini, non so, dell'artifico di Cartier-Bresson, vediamo la Parigi di Versailles, quindi vediamo lo sguardo che Versailles, mi è piaciuto chiamarlo uno sguardo discreto, perché non è mai uno sguardo che è invasivo, ma ha la giusta distanza con le cose e è una distanza partecipativa, cioè una distanza che riesce, come diceva anche lui e si vede, insomma, a far partecipare i soggetti di queste foto, non è mai una distanza fredda. Quindi questa è la prima cosa che è veramente apprezzabile in una mostra che ci permette di confrontarci nuovamente con la materia e con la storia della fotografia. La normalità di Brassailles parte dalla sua figura di quieto signore, dall'aspetto in qualche maniera tipico, e si proietta all'esterno del personaggio che è nelle sue foto, per lo più stampe originali prodotte personalmente da lui stesso, che ritraggono quasi casualmente personaggi comuni intenti alle più varie attività di lavoro o di svago, e inquadrati con scarsa ricercatezza ma spesso con spiccato umorismo. Oppure nelle vedute di Parigi, non raramente notturne, città rivelata a chiazze dall'illuminazione pubblica, o avvolta nella nebbia, o bagnata dalla pioggia. Cela fait. Oggi siamo nel 2024, quindi sono esattamente 100 anni. Brassailles era arrivato a Parigi a febbraio del 1924, quindi noi creiamo queste fotografie 100 anni dopo, ma vi posso dire che queste immagini sono molto unite.
Una fascinazione per la luce emerge da alcuni scatti notturni che disegnano il profilo dei personaggi ritratti. Je précise, les thèmes, effectivement, les thèmes que nous avons retenus, ne sont pas chronologiques. I 9 temi che sono presentati nella mostra non sono in ordine cronologico, ma sono stati studiati per avere una coerenza visiva e per riuscire a penetrare quello che era lo spirito, la mente e il cuore di Brassai. Une chronologie eût été sans son grand intérêt. Noto soprattutto per le immagini evocative della vita nella capitale francese della prima metà del XX secolo, la sua influenza è profonda, in particolare nel campo della street photography e della fotografia documentaristica, ed è celebrato per l'indubbia perizia nel catturare l'essenza della cultura parigina, in particolare gli aspetti notturni e sotterranei.